Buon pomeriggio, benvenuti ad un altro webinar di OSB2B, sempre con tematiche inerenti a Sotrex Alberghiero. Questo pomeriggio abbiamo con noi il nostro carissimo amico Paolo Zenaro di Welcome Easy, nonché main sponsor del nostro evento che andrà live perché è digitale, quindi live è la parola giusta tra esattamente 30 giorni, quindi siamo, diciamo, in dirittura d'arrivo a questi webinar promozionali, diciamo. Cercano di dare visibilità a quelli, tutti quelli che saranno i nostri speaker e oggi parliamo di una cosa che ovviamente si sta considerando sempre di più chi sta facendo ospitalità in maniera professionale, considera l'accoglienza e la user experience, chiamiamolo così, l'esperienza dell'ospite come un elemento chiave del successo dell'ospitalità e vogliamo andare diciamo, nel profondo e analizzare quelli che sono gli elementi dell'accoglienza e dell'esperienza dell'ospite, soffermandosi su tutti i momenti, che non è semplicemente quando l'ospite entra ed esce dal nostro alloggio turistico, qualunque forma essa sia, ma anche prima e anche dopo. Quindi insieme a Paolo, che ovviamente offre sistemi per semplificare, fluidificare, migliorare e abbellire quello che è la user experience dell'ospite durante il soggiorno, andiamo a vedere quelli che sono, diciamo, gli elementi che coronano un pochino questo processo. Quindi Paolo, buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio anche a te Giampaolo, grazie di averci dato questa occasione. Come sempre, noi siamo orgogliosissimi di essere i main sponsor di Unite. Ci fa un sacco piacere portare avanti queste iniziative che noi crediamo essere fondamentali per il mondo del turismo, la professionalizzazione, la possibilità di incontrare esperti del settore. Secondo noi è vitale, soprattutto in questo periodo negativo, chiamiamolo così, per quanto riguarda il mondo del turismo. Ma cerchiamo appunto di capire quali possono essere le cose che ci rendono differenti da tutti gli altri, un pochino per renderci più singolari, per rimanere soprattutto nella mente dell'ospite quando viene in contatto con noi, quindi un'ospitalità a 360 gradi. Come ci può venire in mente da subito uno dei primi passaggi che l'ospite fa per venire in contatto con la nostra struttura? Può essere le OTA, quindi come ci presentiamo all'interno delle OTA, quali sono le nostre fotografie che noi mettiamo in evidenza. Quindi già in quel momento l'ospite si immedesima in una vacanza nella nostra struttura e già lì la descrizione è importante. In più, se noi abbiamo messo a disposizione un sito internet, non nulla toglie il fatto che uno dei processi principali che fa l'ospite è quello di passare dall'OTA e fare la ricerca in internet su quello che è un possibile sito internet privato della struttura per vedere non solo se ci sono delle offerte speciali, quindi mettere in evidenza una differenziazione tra quelle che sono le OTA e il sito, ma anche per vedere se ci sono informazioni aggiuntive sulla struttura stessa, quindi trasmettere quelle che sono informazioni privilegiate, chiamiamole così, ma comunque di accoglienza, come può essere una spa, un turismo anche esperienziale, che adesso è importantissimo, molti ci hanno scommesso e anche noi ci crediamo. Quindi l'esperienza in sé è non solo il viaggio, non solo la location, ma anche un filo conduttore che porti dall'appartamento, la casa vacanze, l'hotel, fino ad arrivare a un'esperienza vera e propria, è importante nella fase di gestione dell'ospitalità. Quindi non solo il primo impatto è durante il soggiorno o comunque all'arrivo dell'ospite, ma è anche prima. Come noi poi ci proponiamo attraverso la prenotazione, quindi gestiamo la prenotazione, in che modo? Rispondiamo a una prenotazione diretta tramite telefono, quindi già qui dobbiamo in qualche maniera essere preparati, dare tutte le informazioni necessarie, saper gestire le esigenze dell'ospite, saper garantire quelle che sono le necessità in primo luogo di particolari, perché po possiamo incontrare un ospite tranquillissimo, una famiglia, ma possiamo anche incontrare delle persone che hanno necessità particolari e in Direi questo caso è importantissimo. specialmente in questo preciso frangente in cui abbiamo visto che diciamo, durante l'estate, diciamo, in questi giorni stiamo lavorando nel backstage per preparare quello che sarà il nostro evento,
e stiamo con le, insomma, siamo entrati in contatto con diverse realtà sul territorio nazionale che ci hanno raccontato le loro esperienze durante questo, diciamo, questi mesi di post-lockdown, chiamiamoli così perché adesso deve dare un nome a tutto, per capirsi in dove situarci. E molti ci hanno detto che comunque quest'anno hanno visto un significativo aumento delle prenotazioni dirette. E quindi, come dice Paolo, se dobbiamo fare la differenza allora di mostrare il nostro alloggio e di far capire che se prenoto attraverso il nostro pagina web o comunque per telefono hanno un prezzo migliore o hanno comunque qualche beneficio rispetto a prenotare su nota, essere preparati a questa evenienza e non solamente noi, perché forse abbiamo un telefono lì sulla reception e risponde una persona che passa di lì o... Perché ormai ne ho viste di tutti i colori, può essere che, ah no, perché ha risposto mio zio, ha risposto mia sorella. No, se siamo formati, tutte quante le persone che lavorano in struttura, chiamiamolo così, sono a conoscenza del fatto che se un cliente chiama, non è di avete un parcheggio? Sì, va bene, ciao, grazie, lo lascio andare via in mezzo al telefono. No, gli dice, guarda, se prenoti con me, ti faccio un 10% di sconto, la prima notte gratis, o ti faccio regalo la colazione, o cercate di creare quella situazione specifica, speciale, extra, che faccia sì che il cliente voglia prenotare direttamente con voi invece di andare da volta. Insomma, questa non è nessuna novità, però a quanto pare molte volte non si è preparati a questa evenienza specifica perché si dice sì, posso prenotare, c'è stata anche una notte, certamente sì, ovviamente, possiamo, quello che vuole, signore. Ok, grazie, arrivederci, boom, e mezzo sul telefono, adesso mi arriverà una prenotazione da Booking. No, non bisogna fare così, quindi... Anche questo è un processo da ottimizzare moltissimo, specialmente in questo momento in cui ogni centesimo è importantissimo. Abbiamo visto che saranno mesi duri, sono stati mesi duri, saranno ancora mesi duri, quindi tutte quelle finestre di possibilità che ci sono per far entrare una prenotazione, cerchiamo che sia diretta. E questo è un consiglio per, diciamo, ottimizzare quel processo che sembra scontato, ma... dire al cliente che se prenota adesso per telefono avrà un regalo, uno sconto, qualcosa che ovviamente dovete prepararvi perché non è che cade dall'albero questa cosa qui. Otterrete sicuramente significativi risultati in termini di prenotazione diretta, ovviamente con un risparmio su quello che è la commissione della prenotazione. Scusa l'interruzione. Assolutamente. No, no, hai fatto benissimo. Difatti, entriamo nel campo dell'empatia, che non è solo come ci trasportiamo noi, ci riferiamo noi al cliente, ma è anche l'empatia è la capacità di comprendere appieno lo stato d'animo di una persona, che sia negativo o positivo, e interagire con essa in maniera da poter soddisfare ogni esigenza e allo stesso modo catturarla. Catturare la sua attenzione, catturare i suoi desideri e quindi pr essere propositivi con nuove iniziative, sconti, esigenze esperienziali, come dicevamo prima. E questo è importante per due motivi. Primo, perché ci dà a noi la possibilità di offrire un qualcosa in più all'ospite e quindi guadagnare qualche soldino in più, che in questo periodo ovviamente è necessario, ma in più rimanere in mente a quella persona come perché la vacanza inizia già dalla telefonata che ci fa il nostro ospite, perché sta pensando già di entrare in contatto con la nostra struttura, di entrare in contatto con il luogo dove ci troviamo e quindi essere propositivi da questo punto di vista e essere soprattutto preparati a tutte le esigenze dell'ospite è un vantaggio in più. Oltre a parlare ovviamente delle classiche attività che si possono svolgere all'interno del processo dell'accoglienza, quindi il sorriso, l'essere sempre positivi, il capire che una persona che viene da un lungo viaggio, comunque sappiamo benissimo, può essere stanca, può aver avuto chissà quali tipi di problemi, soprattutto adesso, in questo periodo in cui sia nell'aeroporto che nei mezzi pubblici, No. che in qualsiasi altro posto in cui si trova in contatto con delle restrizioni, dei problemi. Lunghi processi di verifica della temperatura e di qualsiasi altra cosa, quindi è stressato. Noi dobbiamo togliergli questo manto oscuro che purtroppo aleggia adesso e cercare di farla entrare veramente in una vacanza di relax, un momento di pace. E quindi è importantissimo non mettergliene sopra altri di momenti oscuri che possono essere appunto quelli della burocrazia,
Quindi non arrivare al desk della reception oppure essere accompagnati all'appartamento e come una macchina, chiamiamola così, chiedere i documenti, stare lì a aspettare, trascriverli, avere quindi anche questo ulteriore momento d'attesa e che può spazientire ulteriormente il cliente. Noi difatti entriamo in gioco qui, in questa fase qui dell'ospitalità, e togliamo via tutta questa parte qui rendendola digitale, quindi ulteriormente professionalizzando il sistema di accoglienza. E qui, se vogliamo, possiamo parlare un attimino dell'applicazione Welcome Easy, che appunto è stata realizzata per togliere la burocrazia dalla fase di check-in, grazie a un processo molto semplice che è quello della scansione dei documenti. Noi agganciamo la nostra struttura a Welcome Easy e Welcome Easy si occupa poi della fase di check-in, scansionando il documento e quindi velocizzando moltissimo la fase di accoglienza, dandoci quindi la possibilità poi di parlare con l'ospite e di interagire con lui in maniera più empatica e meno razionale rispetto a quelle che sono le procedure normali. E quindi questa è una fase molto importante per noi. Cos'altro? Sì. E considera che sempre di più è un'altra cosa che sto scoprendo, perché comunque io ormai è un po' che non faccio accoglienza in maniera diretta, però constato il fatto che sempre di più ci sono ospiti che neanche fanno una prenotazione prima di arrivare alla struttura, ma direttamente si piombano in struttura: ecco, ciao, sono arrivato, avete un posto libero? O arrivano all'aeroporto, chiamano: ciao, sono in aeroporto, posso arrivare? Quindi A me è successa la stessa cosa, per dire, io in tempi non sospetti sono andato a Varsavia, in Polonia, ci siamo trovati nel bel mezzo della notte dopo aver prenotato un appartamento. Questo appartamento purtroppo non era stato pulito, né tantomeno era stato reso accogliente dai visitatori precedenti, e quindi ci siamo trovati nella necessità di dover prenotare un hotel con tutte le difficoltà di trovarci in una città sconosciuta senza nessun punto di riferimento. Una volta arrivati all'hotel, abbiamo trovato la receptionist che si era appena alzata dal letto, erano le 2 di notte, e quindi è stata un'accoglienza con un impatto molto negativo, non positivo. Ho detto: cosa ci fate voi qui? Beh, vorremmo dormire, e avanti così. Quindi anche quella è una fase importantissima, trovarsi sempre preparati a questo tipo di evenienze che possono capitare, soprattutto in questo periodo, che sì, possono esserci mille e mille problemi. Sento soprattutto in questo periodo che molte persone hanno trovato gli hotel chiusi. Sì, sì. Questo è un problema gravissimo a cui si trovano gli ospiti, si trovano in una situazione veramente catastrofica. Purtroppo la fase di accoglienza, anche se il periodo, ovviamente, ripeto, è un periodo negativo dove nessuno si naviga a vista, fondamentalmente. Sì, quindi è importantissimo trovarsi preparati anche in questo frangente qua. Se una persona trova l'hotel chiuso dopo aver fatto la prenotazione, non ci tornerà mai più in quell'hotel, e quindi abbiamo perso anche quell'occasione lì. Lo stesso vale per un appartamento, ancor peggio, perché magari in un hotel mi trovo in una zona dove posso in qualche maniera trovare un qualcosa vicino, un rimpiazzo, bene o male. Ma un appartamento è ancora più difficile trovare una sistemazione differente. Quindi il contatto, l'accoglienza è importantissimo, e noi cerchiamo di risolvere per quanto possibile digitalizzando quella che è la procedura di check-in. L'invio automatico alle autorità, ovviamente, è un altro passaggio molto importante che noi facciamo automaticamente, e anche tutte le fasi di invio all'Istat sono comprese all'interno della nostra applicazione. Quindi io non ci devo neanche più pensare successivamente, tolgo via anche la parte in cui ho questa necessità di ricordarmi che la registrazione degli ospiti va fatta in due posti diversi. Quindi anche questo viene ammortizzato dalla nostra applicazione. Un altro esempio: io sono andato a Rimini, non dirò dove, per ovvi motivi, ma quando sono arrivato mi sono state fatte le fotocopie della carta d'identità mio e degli ospiti con cui ero. Anche questa è una prassi che non sempre è ben vista
dagli ospiti, perché poi cosa ne fai della carta d'identità? Cosa ne fai del... È un processo ormai a cui siamo abituati, tra virgolette, ma sempre di più, soprattutto dall'aspetto della privacy, viene visto in cattiva luce, cioè viene messo in cattiva luce dal fatto che i miei dati sono preziosi, li voglio tenere io, voglio fare in modo che nessuno possa venirne a contatto. Il fatto solo di farmi una fotocopia al mio documento può essere utilizzato in molteplici modi e quindi io preferirei che non succedesse. Grazie a un'applicazione certificata, GDPR compatibile, quindi ho la possibilità di evitare anche questo. Gli si dimostra che i dati vengono inviati e non viene assolutamente trattenuto nessun dato per nessuno scopo differente da quello che è in realtà lo scopo essenziale, cioè quello di comunicare alle autorità competenti i dati dell'ospite. Corretto? Corretto, perfetto. Queste sono le cose più importanti. Ovviamente anche noi possiamo fare un'ospitalità, chiamiamo così, una richiesta dei dati a distanza. Quindi abbiamo pensato anche noi al check-in online e a quelle che sono delle fasi pre-soggiorno, non solo nel momento in cui io mi trovo l'ospite di fronte o comunque ho la necessità di raccogliere i dati direttamente davanti all'ospite, ma anche durante il processo di prenotazione. Quindi abbiamo a disposizione un sistema di check-in online dove l'ospite può raccogliere e inviare sia i dati del suo passaporto, della sua carta d'identità, che i dati necessari alla compilazione della schedina alloggiati e dell'Istat. Queste sono procedure che soprattutto in questo periodo sono necessarie anche per non creare code alle reception. Posso pensare per ipotetici auto, sì, esatto, o comunque altre tipologie di alloggi, ma è importante che venga sviluppato un sistema professionale per l'accoglienza che includa sia la preparazione della persona che accoglie l'ospite, che avviene, come abbiamo già detto, sia prima che durante che dopo, ma anche per togliere di mezzo un fattore di burocrazia non necessaria, ma che è ovviamente obbligatoria per tutte le strutture ricettive. Questi sono in sostanza i punti fondamentali di Welcome Easy, ma tornando appunto all'accoglienza, possiamo parlare anche dell'accoglienza dal punto di vista via mail, perché anche questo è molto sottovalutato dal punto di vista dell'accoglienza stessa. Esatto. Non viene fatto nessun tipo di remarketing, chiamiamolo con il termine giusto che ha, cioè un processo in cui io invito l'ospite a fare tutta una serie di scelte tramite mail durante il processo di prenotazione e successivamente lo ricontatto anche dopo il suo soggiorno all'interno della mia struttura, così da fidelizzarlo. Anche questo è un processo che non viene fortemente sottovalutato ed è un processo invece che fa in qualche maniera rimanere in mente la location anche nel tempo. Assolutamente, guarda, anche qui sempre riapprofittiamo dell'esperienza fatta in questi giorni assorbendo informazioni da chi sta facendo questa cosa. Ha detto che, dicevo prima, una grossa fetta delle prenotazioni ricevute quest'anno era diretta, e mi dicevano: guarda, noi abbiamo fatto una sorta di remarketing sui nostri clienti che sono stati passati alla nostra struttura, ovviamente italiani, perché quelli stranieri quest'anno non sono venuti. No. Abbiamo cercato di segmentare quella che era la nostra base dati di tutti gli ospiti che abbiamo avuto negli ultimi, non so, 5-6 anni. Dico un numero perché non mi hanno specificato, però comunque hanno segmentato quella era la loro base dati, hanno tolto quelli stranieri che ovviamente non sarebbero venuti, hanno mantenuto quelli locali. E hanno inviato loro un'email dicendo: guarda, quest'anno noi facciamo questo. Sempre di più gli si è spiegato in maniera molto trasparente il discorso che poteva o no preoccupare l'ospite, che era la parte della significazione, come veniva fatto, ogni quanto veniva pulito. E tutti quegli ospiti fondamentalmente non avevano un'alternativa se non restare in Italia. Se hanno vissuto una buona esperienza, se hanno un buon ricordo di quella struttura, ovviamente hanno scelto quest'anno le loro vacanze di farli. Così posso fare caso di alcuni familiari che hanno fatto esattamente la stessa cosa quest'anno. Ma assolutamente. Dato che non potevano andare da altre parti, hanno fatto un recall nella memoria di dove sono stati bene negli ultimi tempi, hanno ricordato la struttura ricettiva
in Sardegna, quella fantastica, gestì bene, hanno chiamato prenotazione diretta e sono direttamente lì. Ma certo, l'accoglienza fa appunto questo, significa esserci sempre presto, veloci e soprattutto trovare la soluzione ideale a quella che è l'esigenza dell'ospite. Mantenere un filo di contatto, quali sono le novità, quali sono le attività, quali sono diciamo, delle offerte dirette, specifiche, speciali per il cliente che è già passato, che è già venuto. Alla fine gli si può fare uno sconto che può equivalere a quello che è la commissione della OTA. Tanto alla fine è un Assolutamente. costo che noi ci risparmiamo, che noi possiamo riconvertire su quello che è l'ospite e far sì che l'ospite possa godere di questo sconto e fare una prenotazione diretta. Assolutamente. Ci sono tante formule che si possono utilizzare attraverso questo, però comunque è una cosa super importante far capire all'ospite che si è accoglienti, l'accoglienza no, non è finita quando sono andati via, ma l'accoglienza può essere, diciamo, richiamata nella loro memoria affinché possano, magari in un futuro, nella prossima stagione o dipendendo, insomma, da dove si trova la struttura, farli tornare per diciamo, l'esperienza vissuta nella propria struttura. Quindi questa Esistono anche molteplici strumenti che possiamo adottare all'interno dei nostri siti internet per fare in modo di dare anche un'accoglienza indiretta a quello che è l'ospite. Possiamo pensare a moltissimi siti che io vedo dalla mattina alla sera, anzi quasi il 90%, sottovalutano l'importanza dei chatbot, che è un altro sistema di interfacciamento diretto con il cliente. Spesso chi prenota lo fa nelle ore notturne perché si trova a casa e magari è appena tornato dal lavoro, sta pensando di fare una vacanza nei prossimi mesi. L'avere un chatbot con delle domande prestabilite toglie tutta una serie di freni inibitori che sono quelli magari di domande che si fa all'utente per poter andare in quella struttura. Avete il parcheggio, come dicevi tu prima, può essere preconfigurata come risposta standard e automaticamente il sistema invia una notifica all'utente. Ma già in quel caso lì sono riuscito a ricevere appunto le mail con cui io posso proporre ulteriori informazioni all'utente, dare maggiore assistenza e garantire quindi un soggiorno idoneo a quelle che sono le esigenze del mio cliente. Anche questo fa parte, secondo me, di quello che è un processo ideale di ospitalità, un processo ideale di accoglienza e deve essere sicuramente strutturato. Ma poi c'è ovviamente la fase di prenotazione e cosa bisogna fare prima del suo arrivo. Dare tutta una serie di informazioni, come dicevi tu, importantissime sia sull'hotel che sulla struttura che andrà a scoprire, ma anche su quello che c'è nei dintorni. Proviamo a pensare adesso: una persona viene in un appartamento qui a Venezia, arriva alle 3 del pomeriggio, fa il check-in, entra in struttura e dice: dove vado a mangiare la sera? Da nessuna parte, perché hanno deciso di chiudere i ristoranti alle 6. Però se io non lo so, non posso in nessuna maniera andare fuori a cena. Questa è una notizia di ieri, quindi non lo sa nessuno dei miei ospiti che viene magari dall'Austria, dalla Germania. Se io non li informo e non gli do quindi un servizio completo di accoglienza, rischio anche di fare una brutta figura. Perché non mi hai informato di questa cosa? Perché non mi hai detto che non potevo fare questa cosa qui? E a mia volta posso, in questo caso, sfruttare, tra virgolette, l'occasione per offrirgli un servizio in più, un pranzo a domicilio, una cena a domicilio, un sistema che lo aiuti a rimanere all'interno della mia struttura nel miglior modo possibile. E anche qui entra in gioco la tecnologia, la professionalità, la capacità di intervenire in quelle che sono le difficoltà, soprattutto di questo momento. cose fondamentali. Cioè, Sì. io credo che c'è una sottile linea tra quello che è l'accoglienza e quello che è come possiamo definirlo? Tutti i processi che possono in qualche maniera poi
venire ad aiutare il gestore, non chiamiamo property manager perché è comunque molto riduttivo, il gestore della struttura ricettiva, sì, anche a generare nuovo reddito dall'ospite. E questa è una cosa molto importante. L'accoglienza può essere se fatta nella maniera corretta. Uno, l'ospite rimane colpito da come il gestore offre l'ospitalità, ma allo stesso tempo attraverso sistemi ben strutturati può generare anche altro reddito, perché chiaramente se si struttura tutta una serie di offerte, poi l'ospite percepisce come commodities o come servizi aggiuntivi, se strutturati bene e offerti nella maniera corretta diventano delle fonti di reddito alternative. Poi chiaramente qui la tecnologia ci viene in aiuto nell'offrire attraverso, non so, messaggini, email, codici QR, televisioni che parlano, videochiamate, applicazioni, cioè veramente chi più ne ha più ne mette. Potremmo parlare una settimana solamente della tecnologia che fa cose sbalorditive per farvi guadagnare soldi, cose che purtroppo non è alla portata di tutti. Bisogna sicuramente fare degli investimenti, perché non sono cose diciamo gratuite, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che, spendendo poco o niente, fanno sì che l'ospite in qualche maniera possa generare diciamo, del revenue aggiuntivo durante il suo soggiorno. Quindi l'accoglienza, in qualche maniera, se integrata correttamente con, come possiamo dire, marketing turistico o marketing puro e duro, senza marketing in generale, può generare in qualche maniera un soldino extra che noi possiamo mettersi in tasca su ogni cliente. Poi il cliente, ricordo sempre, lo dico in maniera molto trasparente, esagerare con queste pratiche non va bene, anzi è controproducente, perché dopo il cliente si troverà asfissiato da compra questo, compra quello, alla fine non comprerà niente, e in più vi mette una croce nera sopra e arrivederci. E basta. No. Invece se viene percepito come una commodity che è sempre disponibile e voi siete capaci di venderglielo, tra virgolette, come un servizio sempre a disposizione, il più comodo possibile, il più buono possibile, il più giusto possibile, viene percepito come un plus, non come un, diciamo, qualcosa che in qualche maniera può dare fastidio. Perché io, se comincio a ricevere, sono contro i pop-up. Non bisogna mandare spam. Esattamente. Tutto quello che si è dato spam nell'accoglienza fa male. Cioè, lo percepisce subito quello che è la marchetta, quello che è lo spam e quello che è il qualcosa che in qualche modo disturba. Quindi una persona che sta nella struttura è una persona che magari viaggia per lavoro, viaggia per piacere, insomma, ha bisogno anche del suo tempo, del suo spazio, e diciamo non deve essere forzata a fare delle cose. A meno che questo essere forzato o essere spinto non sia molto, molto sottile e non venga percepito proprio come una forzatura. Okay? No, quindi, infatti, si rischia di non fidelizzare il cliente, che in realtà è l'obiettivo di queste tre strategie di marketing. L'esempio chiaro è, ti chiamo taxi? La base. La stragrande maggioranza delle strutture ricettive vendono questi servizi, o comunque hanno un ritorno investment su questi servizi, perché c'è, diciamo, a monte c'è un accordo tra il tassista, di piacere, di confidenza e la struttura ricettiva. Quindi questa non è una forzatura di dire vuoi un taxi e dici guarda, se vieni qua, questo è il taxi, devi comprare questo. Dicevo, ti chiamo taxi, cioè, alla fine io sto già vendendo, però non è una cosa che il cliente percepisce come una vendita, è più un ah, grazie, mi fa solo un piacere, grazie, sì, assolutamente sì. Ovviamente sì. Lo chiamo io al posto tuo, perché tu comunque ne avresti bisogno, ma io offro un servizio di cui tu hai la necessità. Quindi ti sta semplicemente nell'identificare il cliente, che sai come è venuto, sai come se ne è arrivato. Se il cliente è in taxi, è molto probabile che il cliente riprenda il taxi per tornare in aeroporto, al porto, alla stazione, quello che deve fare. Però comunque, se tu sei preparato e sei pronto a offrirgli quel servizio nel momento giusto, sapendo, avendo immagazzinato informazioni dell'ospite, poi puoi fare una vendita. Sì, anche solo sapere quando è il suo compleanno.
Questo lo puoi sapere sia durante il processo di prenotazione che tramite un check-in online, quindi ti viene evidenziata quella che è la possibilità di sapere quando è il suo compleanno e fargli una gradita sorpresa. Sicuramente gli rimarrà in più in mente che non avere assolutamente nulla. Questo è un piccolo trucco che in realtà a noi come gestori, come albergatori, ci costa niente, ma all'ospite invece dà un valore aggiunto non da poco. Io in questo mi sento di dare un consiglio, forse vado un po' fuori tema, ma credo che comunque apporti il valore al discorso. Io cerco sempre di spiegare a chi fa ospitalità, nelle varie consulenze che faccio, che la parte più importante del lavoro di un gestore è raccogliere dati. Uno dice, no, il mio lavoro è fare accoglienza. Cioè, certo che fare accoglienza, però con poco o nessun sforzo, in maniera strutturata, si possono raccogliere informazioni importantissime del nostro ospite. E questo ci permette poi di avere una miniera d'oro che ci permette, uno, di prendere decisioni riguardante la nostra struttura, come fare, cosa non fare, perché è l'altra, qual è il nostro tipo di cliente, e vi dicendo che sono dati immensamente importanti, ma anche informazioni che noi possiamo utilizzare poi nel comunicare posteriormente con un cliente e fargli un tipo di upselling, vendita posteriore magari di prodotti e servizi che ha goduto presso la struttura, se non di turismo, vende di, non so, bottiglie di vino, l'olio, quello che vuole, se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, gli possiamo fare un questionario, ti è piaciuto il nostro vino, vuoi comprarlo? Cose di questo tipo. E lo prenderà come una commodity. Ti ricordi il vino che hai comprato, il vino che hai bevuto da noi? Ah, guarda, lo produciamo noi, se vuoi è disponibile sulla nostra pagina web. Questa è una cosa che può essere assolutamente gratuita, ma possiamo andare più in là. Ci aiuterebbe magari a scremare quello che è il pubblico che tendenzialmente non verrà più in struttura per il fatto che era una persona di passaggio, si è fermata la macchina, gli è servita la macchina lì. È difficile che torni in struttura, quindi non insisterei a fare un marketing a una persona che poi invece di dirci grazie per avermi contattato, mi dà questo spam e ti manda a quel paese. A quel paese. E invece, se vedi che sono famiglie, che sono stati con i tuoi bambini, che sono stati bene, che hanno fatto attività e che tu gli hai proposto cose, e raccogli tutte queste informazioni rilevantissime e poi le utilizzi a tuo favore per costruire un rapporto con la tua clientela. È clientela che probabilmente in un momento dato, specialmente in condizioni come queste, fondamentalmente perché tutto si è rallentato, la gente ha scoperto ha riscoperto, perché non è che ha scoperto niente di nuovo, ha riscoperto il piacere di parlare con la struttura invece di andare su Booking, che comunque è un supermercato, un centro commerciale, tu prendi le cose col carrello, a dozzine, invece la scelta della struttura come riscoprire il proprio territorio, rivedere le bellezze intorno a 50 km da casa, questo molte volte è stato fatto attraverso un contatto diretto con la struttura. Quindi utilizzare questi strumenti per poi, in un periodo di crisi come questo, sicuramente fa piacere avere una struttura eccettiva che ti dice guarda, se bisogna scollegarti dallo stress della città, uscire, siamo noi, siamo qui, siamo questo, facciamo quello. Sicuramente è una tecnica emozionale che per il cliente adesso è super stressato, è di nuovo chiuso in casa, gli è stata di nuovo tolta la libertà, quindi il primo momento possibile, che non sappiamo adesso, scappa. Difficilmente questo marketing porterà a nuove prenotazioni, per il semplice fatto, come dicevamo prima, le prenotazioni adesso cadono con contagocce e la finestra di prenotazione non è un mese o due mesi o incluso sei mesi come prima, è probabilmente da settimana in giù, cioè dai 3, 2, 3 o il giorno prima fa, sì, guarda, sì. Faccio fine settimana. Spesso sono così. Quindi ci dà la possibilità di creare quel vincolo con l'ospite che quando realmente è pronto a fare la prenotazione, la prima opzione saremo noi, non sarà un'altra struttura. Perché non mi è dato quel vincolo emozionale per avere poi una prenotazione. E dico di più, nel posteriore alla prenotazione, cioè quando il cliente se n'è andato, sempre rimanere in accoglienza e raccolta dati. Il cliente, chi fa accoglienza molte volte si dimentica di quello che viene dopo, perché dice, ah, adesso ne occupa l'OTA. La OTA raccoglie le informazioni, mi dà un punteggio. Il punteggio dell'OTA sì, è utile, serve, ovviamente
serve per il posizionamento all'interno delle OTA, però sono informazioni che dopo sono di proprietà dell'OTA e noi non possiamo più utilizzare, se non rarissimi casi. Esattamente, se noi facciamo la nostra raccolta dati, la facciamo prima delle OTA, nel senso che noi la giornata stessa che il cliente è andato via o il giorno dopo gli mandiamo un'email dicendogli guarda, vogliamo sapere come è stato, cosa non è stato, o cosa ti è piaciuto di più, cosa ti è piaciuto di meno, qualche suggerimento, torneresti o non torneresti. Sono informazioni che possiamo utilizzare, uno, per completare la scheda del cliente, capirne ancora di più quali sono le necessità, i bisogni, dopo strutturare questo, posso darvi una mano a strutturare questo questionario, perché comunque ne abbiamo costruiti decine di migliaia di questionari di questo tipo, però è più una questione di, uno, raccogliere informazioni che possono essere utilizzate poi a termini statistici, che possono venire bene a prendere decisioni strategiche per la struttura, ma a completare questo profilo cliente che poi può essere utilizzato poi per, come viene detto, fare marketing. E uno, essere proprietari di quel giudizio che ci sarà un cliente, che sarà più o meno, diciamo, direi parallelo, simmetrico a quello che darà su Booking o su Airbnb o su queste piattaforme, ma sarà nostro. Noi avremo controllo su quella recensione fatta dal cliente, che ce la darà a noi. Ed è una cosa non da poco. No, è essenziale. Ma impariamo anche dai più grossi. I più grossi cosa fanno? Sappiamo benissimo che gran parte sia delle compagnie di viaggio aeree, chiamiamole così, ci propongono già o l'hotel o la macchina o qualsiasi altro amenities successivo che non ci interessa direttamente per il viaggio, ma ci viene proposto durante l'acquisto. Noi non facciamo come questi grossi supermarket, cerchiamo di strutturarci al nostro interno proponendo tecnologicamente questi amenities o questi upselling o queste strutturazioni, ma rendiamole personalizzate per il luogo in cui noi siamo e per quello che noi facciamo. Cioè cerchiamo di portare le persone alla leva dell'acquisto. La leva dell'acquisto sappiamo benissimo che si basa su tre regole fondamentali, che sono soddisfare i loro bisogni, le loro necessità e le loro esigenze, risolvere i loro problemi, questa è un'altra cosa importante, e terzo, ma non meno importante, è realizzare i loro desideri, sogni e aspettative. Quindi essere anche propositivi da questo punto di vista. Una volta che noi abbiamo soddisfatto almeno una di queste tre importanti regole, siamo in grado di fidelizzare il cliente e, come dicevi tu, Giampaolo, abbiamo una linea che ci collega direttamente al cliente e che ci permette e di avere delle recensioni positive per noi, e di avere poi anche la possibilità di coinvolgere successivamente il cliente in una ulteriore vacanza, ma anche ad essere suggeriti noi stessi dal cliente, perché la gente parla e continuerà sempre a parlare, non è che smette il passaparola perché esistono le OTA, perché esistono chissà quali altri canali. Se noi abbiamo fatto buona impressione a una famiglia, la famiglia amica di questa famiglia chiederà consiglio per una vacanza e loro racconteranno che si sono trovati molto bene nella struttura di Tizio, Caio, Sempronio, perché ha avuto la possibilità di dargli e soddisfare una di queste tre esigenze importantissime. Queste sono le cose fondamentali e di base. Ovviamente sono sicuro che durante Unite approfondiremo tutte queste esigenze con degli esperti del settore. Troppo no. Ci saranno no, troppo non è mai troppo. Tantissimissimi esperti che ci daranno comunque una mano a capire a 360 gradi come migliorare e potenziare ogni singolo aspetto di cui abbiamo, diciamo, chiacchierato. Abbiamo spaziato su tantissime cose. Diciamo che noi di Welcome Visit ci focalizziamo sulla parte burocratica del problema. Tolta quella, ci sono tutte le altre cose che abbiamo detto da mettere insieme, da coinvolgere e da realizzare per rendere appunto professionale una struttura, professionale chi ti accoglie, professionalizzare tutto a 360 gradi. Ma cominciamo con un prodotto che sicuramente è alla portata di tutti perché ha un costo molto basso e in questo periodo lo si vede e lo si apprezza ancora di più. Veniamo incontro a tutti, sia l'extra alberghiero che l'alberghiero,
quindi a tutte le locazioni turistiche che hanno necessità di avere questo tipo di rapporto con la pubblica amministrazione e quindi l'invio dei dati alla polizia, noi cerchiamo appunto di dare questa soluzione anche con 30 giorni di gratuità, quindi se uno in questo periodo si trova a dover scegliere, può provarci, può avere tutti i consigli necessari, noi siamo sempre presenti e con l'iniziativa appunto di Unite, che, di cui siamo main sponsor, vogliamo materialmente e concretamente aiutare il settore extraalberghiero e alberghiero ovviamente. Quindi cerchiamo di fare anche noi la nostra parte in questo momento che non è dei più felici, no, ripeto. No, purtroppo non è dei più felici. Allora, appunto per questo, cerchiamo sempre di venire incontro a tutte quelle che sono le città di vari, dei vari diciamo, operatori, piccoli, grandi che siano, venendo proprio notizia, non è notizia fresca, però comunque l'abbiamo, ne parlo, abbiamo l'opportunità di dirlo. Abbiamo creato tutta una serie di pacchetti per diciamo, spezzettare quella che è l'offerta formativa di questa conferenza, per venire incontro a tutte quelle che sono le città formative di persone che non vogliono magari farsi l'intera conferenza di due giorni, che secondo me va bene per tutti, ovviamente avrete accesso a tutti i contenuti anche a valle di quello che sarà il nostro evento, però qualora non siete interessati a partecipare a tutti, a tutta la conferenza, l'abbiamo spezzettata in vari pezzettini. Potete godere di tutta la parte solamente dei pitch formativi, che ricordiamo sono all'incirca una sessantina di interventi, o solo la parte dei workshop, che sono 24 workshop divisi in tre blocchi, sono tre materie differenti. Potete prendere il pacchetto di tutti e tre i pacchetti di tutti i blocchi di workshop o comprare un pacchetto, solamente un pacchetto alla volta. Lo stesso vale per i pitch formativi, sono divisi in quattro sezioni: operation, digital marketing, operation e una sezione speciale dedicata ai beginner, per chi sta iniziando nel settore ex beginner in questo momento. Spero che siate pochi, perché è un momento un po' difficile per iniziare una nuova attività, però è un terreno molto fertile per far ripartire l'economia in questo settore. Lo ascolterete nelle varie testimonianze che mi registro questi giorni, che tutti quanti incitano la gente a partire adesso, perché è un buon momento. A parte questo dato, volevo dire che abbiamo creato pacchetti che mi permettono di accedere a tutte quante queste room formative o a una sola di queste. Quindi diciamo, abbiamo spezzettato il massimo possibile, frammentato quella che è la nostra offerta, per darvi la possibilità di accedere a contenuti molto, molto, molto specifici. Quindi potete dare un'occhiata sia sulla nostra pagina di Eventbrite, sia sulla nostra pagina web, che ricordo che è unite.host-b2b.com, vi troverete tutte le informazioni. E con questo io credo che abbiamo detto tutto. Sì, penso di sì. Paolo, io ti ringrazio come sempre per la chiacchierata, che sono sempre chiacchierate molto positive. Grazie, grazie anche a te. Vi rimando al prossimo workshop, al prossimo webinar, che la settimana prossima avremo due webinar, sia la settimana che viene sia quella successiva, perché c'è tanta gente che vuole parlare, cerchiamo di dare spazio a tutti, e raddoppiamo quelli che sono i webinar, dato che il tempo stringe, sono solo 4 settimane e cerchiamo di trarre il massimo beneficio da ognuna delle settimane che manca, quindi 4 webinar in arrivo freschi freschi nelle prossime 2 settimane. E, detto questo, io vi rimando ovviamente al prossimo webinar e all'evento del 25-26 novembre, e con questo saluto, passo e chiudo. Ciao! Saluti! Ciao!